Buonasera, buonasera a voi tutti qui su Liberi TV e da Liberi TV. Oggi è il 10 aprile 2015, siamo in compagnia di Blanca Bicegno, grazie di essere qui con noi ancora una volta in questa ripresa degli aggiornamenti, per questa ripresa degli aggiornamenti sul Venezuela, una ripresa degli aggiornamenti dopo la Pasqua. Grazie Blanca e benvenuta di nuovo. Parliamo ovviamente di Venezuela, ma teniamo diciamo in qualche modo fede a questa finestra che è una finestra di in qualche modo aggiornamenti internazionali e soprattutto diciamo abbiamo l'ambizione di essere sulla notizia. Parliamo dell'accordo sul nucleare tra l'Iran e i paesi del cosiddetto 5 più 1, che sono appunto Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania, per andare in pratica di rallentare che poi è questo, anche se poi sulla versione definitiva di questo accordo c'è tutta una serie di polemiche, ancora non c'è una redazione definitiva, ma comunque lo scopo è quello di far sì che l'Iran abbia la sua arma nucleare il più tardi possibile, si cerca di spostarla al di là di 10-15 anni. E noi parlando di Venezuela parleremo anche di questo con Blanca, riguarda appunto un fatto di cui Blanca già ci ha accennato un po' per chi segue questa rubrica, un po' nelle diciamo pieghe del discorso era già emerso un po' velatamente, ma oggi lo approfondiamo. Io do a Blanca la parola, poi ovviamente abbiamo, se ci abbiamo tempo, anche qualche aggiornamento più sul Venezuela stesso e su una raccolta di firme che c'è stata contro Barack Obama. A te la parola, a Blanca Bicegno. Bene, grazie Gianni e come sempre Aires Ben, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, ringrazia profondamente questo spazio di libera parola per denunciare e dire le nostre verità. Io voglio fare una piccola introduzione di ringraziamento che leggo. Grazie a Liberi TV, come sempre, da Aires Ben, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, per essere in Italia la voce che raccoglie senza censura né bavaglio il divenire di un paese la cui realtà viene costantemente oscurata al mondo. A proposito del diritto alla conoscenza, la battaglia che porta avanti il Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito. Così come è grande la speranza che la verità sovrasti il tempo, così noi cittadini istituenti della democrazia del XXI secolo lasciamo testimonianza della verità che conosciamo e che per Liberi TV diventano oramai di antica memoria, che sia un legato per le future generazioni, onde si possa affermare con certezza l'onore e l'integrità dell'intera nazione che fu la Repubblica del Venezuela e che come resistenza propositiva non violenta speriamo di riconquistare. Sicuramente grazie di darmi questa possibilità. Con l'Iran ci sono diversi livelli di rapporti. Sono antichi tra l'insepolto, che adesso Gianni vi informerà chi è. Allora, l'insepolto è Chavez, poi avremo l'illegittimo che è Maduro, poi non so, qualche altra cosa, ma comunque se in divenire poi vi aggiorno su questo ponte. Bene, grazie. Quindi l'insepolto appena salito sullo scagno del potere nel Venezuela, già in modo incostituzionale perché giurò su una costituzione moribonda, e fece il suo primo viaggio all'estero nell'Iraq, visitare Saddam Hussein. Con il partito El Bata c'erano e continuano ad esserci rapporti molto forti, abbiamo una rappresentanza non indifferente, addirittura di personaggi, figli di leader del Batà, che sono arrivati ad essere ministri
dell'interno e poi in questo momento uno di essi che sembra quello che ha il rapporto, i legami più stretti anche con diversi terrorismi del mondo islamico, e io lo chiamo El Alzheimer, lo dico per unica volta, il nome è Tarek El Aissimi, e questo signore ora è il governatore della regione Aragua. Bene, la prima cosa sicuramente è che questi accordi del G5+1 sicuramente non favoriscono il Venezuela, nel senso economico, parliamo direttamente dell'OPEP, OPEC come dite voi, perché semplicemente se l'Iran può riattivare i mercati internazionali, essendo un grande produttore di petrolio, può immettere almeno 1 milione di barili di petrolio al giorno in più, quindi mantenere, non so se abbassare, non ho questa competenza di dire questo, però mantenere bassi i prezzi del petrolio. Quindi già da questo punto di vista forza ancora di più la vendita a pezzi del paese sicuramente alla Cina, che dovrebbe concedere un respiro di sopravvivenza con 10.000 milioni di dollari, ma che normalmente lo fa in servizio e in merce sua, quindi diciamo che la situazione da questo punto di vista è grave. Dall'altra, la seconda cosa che è seria, indubbiamente Ahmadinejad nel suo momento fece almeno credo 5 viaggi nel Venezuela, di cui noi per Liberi TV abbiamo dato informazione. Ora, il problema che di cui avevamo anche parlato, il tema centrale di questi rapporti si chiama uranio. Avevamo raccontato di un misterioso volo che esiste Teheran Caracas giornaliero, dove non si è mai saputo cosa va dentro, e poi indubbiamente questa informazione forse non ve l'ho data, il delta dell'Orinoco è stato maneggiato, insomma, sono fatti drenaggi per poter passare delle navi nella zona sud del Venezuela, quindi nella zona dell'Amazzonia venezuelana dove c'è l'uranio. E queste navi entrano e ci sono state denunce effettive di traffico di uranio verso l'Iran. Sicuramente diciamo le 7 industrie di fabbricazione di bicicletta più una di macchinaria agricola sono i costumi, cioè ciò che maschera la realtà di queste imprese, tant'è che le imprese di Guyana, cioè di quella zona tra il Caroní e l'Orinoco, sempre nel sud del Venezuela, a sud dell'Orinoco, in quella zona le grandi imprese che erano state statali, poi privatizzate, poi nuovamente statali, poi date alle operai in funzione, sono veramente fallite ed in grave crisi, però comunque un movimento di miniera, perché è una zona ricca di miniere, per lì c'è anche il ferro, c'è la bauxita, insomma oro, diamanti, e c'è i garimpeiros del Brasile, eccetera. Abitano, morano, percorrono e sfruttano e odiano quel verde, quella terra, quell'ossigeno, e amano tutto quello che questa zona produce. Avevamo però sì detto che probabilmente erano mascherate delle testate nucleari, si è arrivato un momento in cui si parlava di 7. Questa presenza a volte
tutte quelle volte in cui l'insepolto chiamava a George Bush Jr. Donkey, Mr. Donkey, e da là non c'era nessuna risposta, c'erano delle persone che dicevano ma forse perché hanno paura di questo. Comunque dovete sapere che il Venezuela fu un paese evoluto in un certo momento della sua vita, dei suoi ultimi anni di democrazia, e ebbe la costruzione di due reattori nucleari, il reattore nucleare di una zona vicino a Caracas che è tra le montagne San Antonio e Los Altos, il reattore de Pipe si chiama così, più uno di Petróleos de Venezuela. Per cui 25 anni, 70 anni, 3 mesi per la sicurezza che l'Iran non producerà il suo uranio in territorio iraniano, penso che per loro non è veramente un grave problema. In più ci sono i rapporti triangolati dal Venezuela con l'Argentina, perché anche l'Argentina ha una possibilità di evoluzione del sistema nucleare. Queste, diciamo, sono le cose più eclatanti, e pensiamo che il terzo settore tremendo è quanto allora l'Iran abbia penetrato nell'America Latina. C'è un corridoio, abbiamo anche parlato di, si calcolano, anche se c'è attorno a 5.000 uomini che percorrono dall'Argentina verso il Venezuela con estrema facilità. Sicuramente tutto questo bene, abbiamo parlato che c'erano gli spazi di Hezbollah, Al-Qaeda, nonché a suo momento dell'ETA, le FARC, eccetera, ognuno con territori ben definiti in diverse zone del paese, dove ovviamente hanno quello spazio per ossigenare bene i polmoni e continuare le loro politiche di aggressività alle diverse possibilità di sviluppo e di democrazia dei paesi nell'America Latina. Avevamo pure detto che sicuramente c'è un vincolo con il Venezuela, con la morte del giudice Alberto Nisman, perché pare veramente che i sicari si abbiano avuto passaporto venezuelano, ed è questo punto dolente dei passaporti venezuelani che in mano a terroristi e a questi sedicenti cittadini venezuelani, che fa suonare un allarme nell'Inghilterra, dove prendono il primo terrorista entrato tranquillamente con un passaporto perfettamente ben realizzato, cioè totalmente legale, era un passaporto venezuelano. Ad un certo punto un commissario, ex commissario della polizia politica, che oggi si trova nell'esilio negli Stati Uniti, dichiarò, anche questo qualche anno fa, si sa che quando hanno fatto quel viaggio sono stati in Afghanistan, sono stati consegnati a capi importanti di terroristi passaporti venezuelani. Quindi questi sono elementi che hanno fatto sì, uno dei fattori che hanno portato a Mr. Obama a dichiarare il Venezuela un paese pericoloso per gli Stati Uniti qualche giorno fa, insomma. Sì, no, ma infatti, collegandomi un attimo anche a quello di cui stavamo parlando prima, è facile notare, anche, diciamo, facendo una piccola ricerca su internet, che questa attività, diciamo, di, tra virgolette, la spesa annuale fatta dall'Iran all'epoca, appunto, da Ahmadinejad, okay. Sì, non mi riesce mai di pronunciarlo in modo corretto. Insomma, però in Sud America l'ha fatta
perlomeno con delle frequentazioni, con dei viaggi frequenti in vari posti, l'ha fatta anche in Brasile, evidentemente sono dei terreni che appunto nascondono nel sottosuolo, ma in vari paesi, quindi un pochino è un po' tutto questo Sud America che potrebbe essere un grande supermercato dell'uranio per questo paese, e quindi diciamo un legame abbastanza stretto a livello commerciale e quindi anche economico forte. Sì, bene, non solo, pensa proprio che in questi giorni, giustamente il 9 aprile del 2005, con un fischietto, era una domenica, l'Insepolto licenziò 25.000 persone da Petróleos de Venezuela e lì iniziò la morte lenta e garantita dell'economia unica del paese. Però il 9 aprile del 1994 fu l'attentato di Hezbollah in Argentina a Lamia. E poi c'è una cosa curiosa, nel sud, tra Argentina, Uruguay e Paraguay, c'è il grande fiume, ci sono punti in cui si vedono, diciamo, tu sei in mezzo al fiume e c'è alla tua destra un paese, alla sinistra l'altro, dietro l'altro, perché confluiscono i territori che danno le sponde, segnano le sponde del grande fiume. Quindi lì c'è, nel Paraguay c'è una città che si chiama Città dell'Este ed è proprio una zona classicamente di contrabbando e contraffazione, ovviamente in questo contrabbando si capisce anche droga, ma curiosamente è piena, ma veramente piena, di tantissime moschee e pare che ci sia una predominanza sciita, persone che addirittura a volte non parlano neanche bene lo spagnolo. A questo punto e su questo tema c'è un giornalista che è uno specialista in temi militari, che fece dei servizi su questa tripla frontiera e con un'intenzione precisa, che fu quella di analizzare l'influenza dell'Iran nel terrorismo regionale, che sta stabilendo o ha già stabilito le sue basi nel Sud America. Peccato però che questo giornalista, veramente, così come si vede nel mondo e come non fa Liberi TV, il Venezuela non viene neanche nominato, insomma, come uno studio del paese più pericoloso e centrato in questo sviluppo di cedere al terrorismo islamico giganteschi spazi, e non solo spazi, ma bensì anche ricchezze. Quindi veramente, diciamo, in questo momento, ecco, tu mi chiedevi delle firme, bene, in questo momento... Queste firme, che sono state tante, raccolte contro Obama, che ha dichiarato appunto il Venezuela un paese pericoloso per i diritti umani, eccetera, come sono state raccolte? Bene, quelle sono state raccolte, diciamo, sotto estorsione, difatti sul Facebook ci sono migrazioni di persone che hanno perso il loro lavoro o sono stati licenziati perché non firmavano, ci sono molte dichiarazioni, ma hanno obbligato persino i bambini a firmare queste lettere. In più, diciamo, hanno creato un comando che si chiama il Comando Antiimperialista, di cui il fattore veramente della frode elettorale venezuelana, quella che oramai si è eternizzata finché non riusciamo a togliere il regime dall'incarico, da questo suo possesso del paese. Bene, questo signore si chiama Jorge Rodriguez e lui ha informato che hanno raccolto 10.408.083 firme. Con
ogni firma certificata dal Consiglio Nazionale Elettorale, che è quello ovviamente dove la frode elettorale e di cui abbiamo parlato veramente tanto incita. Quindi la Presidente del Potere Elettorale ha proprio certificato ufficialmente queste firme. Come li abbiano consegnate, ancora onestamente ti dico non lo so, anche perché ho avuto una difficoltà col mio computer che non si accendeva, però Evo Morales in Bolivia, o Evo Morales, lui diede pure questo sostegno. Nel Panama aveva detto che raccoglieva firme, Cuba ne ha raccolto, ha certificato 3.039.567 per un totale di 13.447.651 firme, che tu devi sapere però che Moisés Naim ha spiegato molto bene la ragione per cui Obama si è visto obbligato a dichiarare il Venezuela un paese pericoloso per gli Stati Uniti, perché legalmente, diciamo, le tre, cioè, non lo so se l'avevo già detto, forse no, che Netanyahu si è presentato al Congresso americano e, malgrado lo spiacere di Obama, comunque ha consegnato di una documentazione dove precisava i punti dove sono concentrate queste fabbriche, chiamale il processo. Sì, le centrifughe, diciamo, per. Sì, sì. Ecco, no? Però l'altra cosa che sta succedendo, e poi ti do proprio una notizia flash perché mi è appena arrivata, ricordamela, la cosa è che molti di questi grandissimi corrotti assassini si sono veramente consegnati alla DEA negli Stati Uniti, perché ad un certo punto tra i grandi cartelli del narcotraffico hanno iniziato probabilmente guerre interne e sono stati uccisi due generali, e anche di questo abbiamo parlato al suo tempo, e quindi questi qua bene sono scappati Uniti, anche perché forse salvano e fortuna e diminuiscono delle pene, ma hanno cantato straordinariamente bene, e quindi gli Stati Uniti e i servizi segreti degli Stati Uniti, e quindi anche Mr. Obama, lui ha dati precisi, concisi, che dimostrano il problema del terrorismo nel Venezuela, il problema con l'Ira, il problema del lavaggio di dollari e del problema del traffico di droga, perché non ti dimenticare che abbiamo anche parlato di quel famoso aereo commerciale dell'Air France che è arrivato a Parigi con 1300 kg di cocaina in un volo arrivato da Caracas, che poi l'avevano ovviamente preso. Quindi consegnare queste firme, non sappiamo le conseguenze, diciamo, di questo, beh, diciamo, pagliacciata, per dire un mega eufemismo. Comunque i rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba che si sono aperti, e come abbiamo parlato l'altra volta, sì, che nelle condizioni vere di dialogo si erano presentati, nel senso che non c'è ancora una liberazione dei loro prigionieri politici, quindi neanche per noi le condizioni erano le stesse, ma sicuramente l'oppressione si è incrementata, così come da noi la ferocia del regime
dell'illegittimo veramente non ha limiti. In questi giorni è proprio mancato quel signore, cioè quell'empresario che aiutava i ragazzi, che era nel carcere della Tumba e che Liberi TV mi ha permesso di parlare di quell'argomento il 12 febbraio. Quindi veramente noi come Resistenza consideriamo che questa settimo summit, da noi si chiama cumbre, la settima cumbre dell'America, onestamente non è se non un trovarsi fra di loro, parlare la settima che parlano di educazione, salute, miglioramento economico, eccetera, eccetera, e però veramente insomma la situazione è triste per noi come Resistenza, perché ognuno di questi momenti danno veramente i giganteschi spazi di vita non solo al governo, che a volte siamo praticamente, che diciamo, a 2-3 settimane di vita e trova ovviamente il respiro, così come come dirti, la partitocrazia latinoamericana tutta trovatasi lì non permette che ci siano altre uscite come la nostra, per esempio, che è di resistenza propositiva non violenta, con tutto un programma, un progetto paese, un concetto di democrazia del secolo XXI ben stabilito, proposte che abbiamo fatto moltissimi anni fa, anche nell'esilio, che non si riesce a concretizzare, però onestamente se tu pensi per esempio che la frode elettorale, quando si fece il referendum per dire fuori all'insepolto e fu certificato dal centro Carter, da Cesar Gaviria, che allora è il presidente dell'Organizzazione degli Stati Americani, ex presidente della Colombia, e la fondazione Cisneros, si scrive Cisneros, e sostengono a Leopoldo López e Fernández, Felipe González, in questo momento che dialoga con Podemos, vuole essere l'intermediario per tutta questa gente qua, che non ci rappresenta. Un capitolo che ovviamente approfondiremo nelle prossime volte. Adesso siamo in chiusura, questa cosa anche di Podemos è in sviluppo, come poi è anche in sviluppo un po' la situazione di Tsipras, Syriza in Grecia. Ci sono state, diciamo, delle annunci iniziali, una sorta di consapevolezza di un certo blocco che un po' l'Europa poneva, e che quindi anche i greci hanno visto che insomma questi sogni di gloria in qualche modo che poneva Tsipras non potevano essere realizzati, se non altro di gloria tra virgolette, nel senso di forte riduzione del peso del debito, non potevano essere realizzati in tempi rapidi. Quindi vediamo un po' tutto questo movimento che fa capo a una sorta di sinistra collegato a livello internazionale, tra cui anche di cui anche Podemos fa parte, un pochino che strada prenderà. Io penso che la situazione greca un po' fa da guida, perché se Tsipras conferma il sostegno interno e rafforza il sostegno interno, ovviamente la cosa può svilupparsi. Contrariamente, se i malcontenti crescono internamente, dovranno cambiare un po' rotta e rivedere alcune cose. Io ringrazio Blanca per questi aggiornamenti. Vedremo anche ovviamente prossimamente questo accordo, perché per il momento mi pare di aver capito c'è un annuncio di un accordo, ma ancora non un testo, un qualcosa di definitivo. Probabilmente qualcuno è stato un po' scontento perché questo accordo, questo annuncio è stato dato prima del tempo e ha dovuto fare i conti con degli scontenti interni a livello nazionale, eccetera. Ma quindi probabilmente c'è un qualcosa che anche lì è un po' fluida. Ne riparleremo ovviamente sempre con la prospettiva delle, diciamo, ripercussioni che vengono dal Venezuela e sul Venezuela, parlando ovviamente della popolazione
del popolo venezuelano. Io ringrazio ancora Blanca e do a lei la parola per un saluto. Bene, io ti lascio con questa notizia, così magari si capisce cosa è. Una è la seguente: 20.000 famiglie che producono cacao perderanno 6.000 tonnellate e lasceranno di percepire 21 milioni di dollari perché vanno esportate a Giappone e Svizzera, ma il regime non ha dato il permesso di espropriazione. No, la notizia che ti volevo dare è che pare che c'è stato un venezuelano che lavorava nell'ambasciata del Venezuela nel Panama, che è passato, ha saltato negli Stati Uniti e ha dichiarato che c'era un plan Maduro per Maduro nel senso maturo, che l'illegittimo aveva organizzato per poter dare visibilità al Venezuela uccidendo un loro nemico interno che vive nel Panama, ecco. Però diciamo, mi arriva con un link, bisognerà aspettare conferma. Bene, materiale per il prossimo aggiornamento, quindi. Sì, grazie a nome di Airesven, il nostro blog gruppo airesven.wordpress.com, gruppo con una sola P. Grazie a Blanca Bicegno. Grazie a te Gianni. Grazie anche alla regia di Donato Volpicella. Grazie a Donato, un abbraccio a tutte e due da parte nostra. Ciao. Vai, Dios los bendiga.